Sì, la prossima settimana firmiamo un decreto molto importante, io lo giudicherei di svolta perché grazie a una scelta fatta con i sindacati e il nuovo direttore, rinunciando a prestazioni aggiuntive, cioè a contratti spesso fatti in aggiunta di lavoro, arriveranno nella sanità ciociara 60 nuove unità di personale, medici, paramedici, infermieri, che andranno a rinforzare la rete delle cure massacrata dai tagli e dal blocco del turnover che c'è stato negli anni passati. Qui abbiamo vinto una grande battaglia perché se la sanità spesso ha i problemi che ha, non è un caso, ma perché da 8 anni c'era il blocco del turnover al 10%, su ogni 100 dipendenti che uscivano ne rientravano solo 10. Abbiamo lavorato, ora la spesa è sotto controllo. Ci sono 4 volte di più, siamo al 40% di sblocco del turnover. Io confido che nel 2017-2018 potremo eliminare il blocco del turnover in sanità. Quindi intanto arrivano dalla prossima settimana i concorsi per 60 nuovi assunti in sanità e poi ogni anno finalmente si ritornerà credibilmente a dire che arriveranno il personale che serve per far funzionare gli ospedali. Che la regione c'è, non scappa, è presente. È presente con investimenti, abbiamo scritto di nuovo al Ministero del Mise perché stringa sulle aziende che hanno manifestato manifestazioni di interesse, seguiamo tutte le vertenze e anche se ci sono delle scadenze entro il 15 giugno per tanti che perdono, rischiano di perdere il lavoro, noi stiamo studiando tutte le formule per non lasciarli soli. Per fortuna in una regione nella quale grazie al lavoro che abbiamo fatto il lavoro sta aumentando. E quindi chiameremo anche però tutte le imprese della sciocieria, dell'artigianato, di Confindustria, di Federlazio, di CNA, tutti coloro che producono per dire noi ci mettiamo le risorse, le opportunità, però tutti diano una mano, perché se lasciano la regione sola e i lavoratori soli è chiaro che non cambierà mai niente. Quali sono i risultati che porta a casa la Regione Lazio su questo territorio? Beh, questo è il territorio sul quale innanzitutto siamo ad una svolta sulle politiche sanitarie. Stasera diremo quanti medici nei prossimi giorni verranno assunti nella sanità provinciale dopo anni di tagli e di chiusure. Lo abbiamo detto all'inizio del nostro mandato che per quanto ci riguardava erano finite e sono finiti i momenti dei tagli e delle chiusure. Si torna ad investire, si torna ad assumere personale, che sono il grande problema del territorio provinciale riguardo la sanità. Abbiamo razionalizzato, ora affronteremo il problema della qualità della vita, della qualità dell'aria. La prima cosa che ho fatto, ho convocato il tavolo per migliorare la qualità dell'aria nel nostro territorio, pensare all'ambiente, alle bonifiche e a tante occasioni di sviluppo. Un incontro in prefettura in cui è venuto anche il presidente della regione Zingaretti, quindi si è aperto questo confronto in prefettura. Sì, veramente diciamo che è stata anche una sorpresa per noi per quanto riguarda questo tavolo oggi che si è svolto in prefettura. Noi andiamo con cautela, perché adesso certamente vogliamo vedere dalle parole ai fatti. Allora, il presidente Zingaretti ha espresso queste parole che io vi dico direttamente, che la Regione Lazio non lascerà da solo un lavoratore.